E tu invece come ti trovi a far satira oggi, Sabina? Ma io non mi trovo molto spesso a fare satira perché appunto me l'hanno impedito per un tempo sufficiente a cambiare mestiere praticamente perché faccio documentari, scrivo libri, poi ogni tanto se mi capita, ultimamente ogni tanta propaganda, ma insomma non lo... E poi la satira penso sia appunto molto noiosa di questi tempi, se fossi obbligata a commentare tutte le settimane la politica italiana penso che mi verrebbe... Nausea, non, il dibattito è sempre fasullo e come diceva anche Natangelo, è diventato difficile anche parlare col pubblico, cioè non siamo d'accordo noi con il pubblico su cosa è importante e cosa non è importante, per esempio, sono tutti piuttosto appiattiti su quello che fa più click sui social, siamo tutti E poi molto manipolati alla fine senza saperlo. Senza volerlo sapere, quindi boh, parlare con un pubblico che non vuole fare la rivoluzione non è interessante, che non vuole cambiare, fare la rivoluzione, insomma, che comunque diventa una cultura davvero per privilegiati che vogliono, si domandano solo come non perdere i loro privilegi e non è serio, secondo me, oltre un certo segno.